L'anteprima del nostro telegiornale, apriremo questa edizione con un'ampia pagina della cronaca, innanzitutto quella giudiziaria, infatti per l'incidente mortale che provocò la morte di Manuel Calise è stato rinviato a giudizio Simone Conte, l'udienza è fissata per il prossimo 24 maggio. Intanto è stata confermata la condanna dalla Cassazione per un albergatore, un imprenditore napoletano che spediva la droga ad Ischia, lui era gestore infatti di un albergo sull'isola. E poi vedremo l'ordinanza firmata dalla dottoressa Calcaterra che stabilisce il ritorno a Piazza Bagni per quanto riguarda di alcune diverse famiglie di sfollate che erano e sono ancora ospitate negli alberghi. Intanto sulla visita del ministro Musumeci ascolteremo le dichiarazioni del sindaco di Foriglio, Francesco Del Deo. E poi vedremo le immagini di Adotto una spiaggia, la manifestazione di circa un centinaio di volontari che oggi pomeriggio alla Chiaia a Foriglio hanno dato il via libera alla pulizia dei rifiuti abbandonati in questa iniziativa sostenibile che non si svolge solo sull'isola di Ischia. Parleremo poi anche della giornata mondiale dell'acqua, del turismo, del Giro d'Italia a Napoli, insomma di questo e di altro ancora ci occuperemo come sempre tra pochissimo dopo la pubblicità. Centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine, una struttura medica all'avanguardia per la salute degli isolani. Ecorad ti offre tecnologie di ultima generazione per diagnosi sempre più approfondite e precise. Per i nostri pazienti abbiamo scelto la modernissima Magnetom Sempra Magnete, l'ultimo software di risonanza magnetica ad alto campo da 1,5 Tesla, ideale per analisi del cranio, colonna vertebrale, dello scheletro, dell'addome superiore ed inferiore, particolarmente indicato per diagnosi della mammella e la prostata. Una macchina fondamentale per la prevenzione delle malattie. La nuova MOC Primus per l'osteoporosi e la nuova TAC Siemens Somaton. Ecorad è centro specializzato per mammografia. Siamo in Rione Genala 16 a Forio. Telefono 081 99 71 82. Ecorad, medicina di ultima generazione per la salute degli isolani. Trattati da Re. Ora puoi. Il Jolly Re Ferdinando apre la spa a tutti gli isolani. Perché accontentarsi di meno? Relax, benessere e bellezza. La cura del corpo, oltre ogni aspettativa. Una spa dedicata a te di ben 2000 metri quadrati a prezzi eccezionali. Jolly Re Ferdinando Spa. Trattati da Re. Albergo Carlo Magno sull'isola d'Ischia, un posto da sogno, un panorama mozzafiato, il luogo ideale per una vacanza speciale. Hotel 4 stelle, tutti i comfort, 4 piscine, palestra, camere e residence con arredamento in stile mediterraneo. A pochi passi dai centri storici di Forio e di Lacco Ameno, con agevoli collegamenti per le spiagge più belle e per il parco termale Negombo. Servizio navetta gratuito. Hotel Carlo Magno, per una vacanza dove i sogni diventano realtà. L'Hotel Carlo Magno ti consiglia il ristorante La Beccaccia. Cucina tipica ischitana e piatti mediterranei. Pesce sempre freschissimo. Per i tuoi momenti più belli, per una serata speciale, per cerimonie e matrimoni. Hotel Carlo Magno e il ristorante La Beccaccia. Emozioni uniche tra il cielo e il mare. Pubblicità Media and Service. Buono pubblicità. Agenzia stampa e propaganda. Dal 1962 nuove idee per l'isola di Ischia. Incidente mortale di Manuel Calise, rinvio a giudizio per Simone Conte. La prima udienza per omicidio stradale è fissata per il 24 maggio alle ore 9. Albergatore spediva droga ad Ischia, la Cassazione conferma la condanna. Il 47enne napoletano, gestore di un albergo sull'isola, sconterà 5 anni e 4 mesi per detenzione e spaccio di stupefacenti. Casamicciola, firmata l'ordinanza, si torna a casa a Piazza Bagni. Rivista la perimetrazione della zona rossa, gli abitanti potranno tornare alle proprie abitazioni entro il 1° aprile. A
A Forio adotta una spiaggia, iniziativa sostenibile alla Chiaia. Circa un centinaio di volontari si sono dati appuntamento oggi sul litorale foriano per la pulizia dai rifiuti abbandonati. Ben ritrovati al consueto appuntamento con informazione di Teleischia. Apriamo dunque con un'ampia pagina di cronaca. A seguito dell'udienza preliminare di ieri dinanzi al GIP Federica De Bellis, Simone Conte è stato rinviato a giudizio nel processo a proposito dell'incidente mortale di Manuel Calise, avvenuto nella notte tra il 1 e il 2 dicembre del 2021 sulla litoranea tra Casamicciola e L'Aquamino. Come disposto, la prima udienza del processo si terrà presso la sezione distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli, dinanzi al giudice Rosa Maria Ragosta, il 24 maggio alle 9. L'imputato è accusato di omicidio stradale. È stata confermata dalla Cassazione la condanna a 5 anni e 4 mesi di carcere, oltre alla multa di 26.000 euro per detenzione e spaccio di droga a carico di un imprenditore napoletano, gestore di un albergo ad Ischia, presso il quale l'uomo di 47 anni aveva incaricato il suo spedizioniere di fiducia di consegnare un pacco che lui stesso si era mandato. Per errore, il pacco, che conteneva 2,5 kg di hashish e 270 grammi di cocaina, era finito a Procida, dove era stato consegnato ad un commerciante del tutto estraneo a questo traffico di droga, ed anche la ditta di spedizione è risultata inconsapevole del contenuto del pacco. Ad avviso dei giudici, che hanno respinto la richiesta della difesa di concedere all'albergatore le attenuanti generiche, Gianni, un nome di fantasia per l'albergatore, non merita sconti di pena per l'ingente quantitativo di droga trovata nel pacco e per la diversa tipologia delle sostanze stupefacenti contenute. Con questa decisione, presa al termine dell'udienza che si è svolta lo scorso 16 febbraio, la Suprema Corte ha confermato la condanna inflitta all'uomo dalla Corte di Appello di Napoli il 12 aprile 2022. In primo grado l'uomo era stato giudicato con rito abbreviato ed è stato assolto con formula piena il giudice Corrado D'Ambrosio, coinvolto in una vicenda di presunte parcelle gonfiate e per questo indagato dalla Procura di Roma con l'accusa di corruzione e di abuso d'ufficio in concorso. Il magistrato, all'epoca dei fatti, esercitava presso la 10ª sezione civile del Tribunale di Napoli, presso la sezione distaccata di Ischia. Indagato nel 2015, fu trasferito a Salerno. 2 anni fa il Tribunale di Roma ha emesso la sentenza di assoluzione, che non è stata impugnata dalla Procura ed è quindi divenuta definitiva. D'Ambrosio era accusato di aver nominato come consulente d'ufficio un parente della moglie, al quale liquidava parcelle esorbitanti e poi tratteneva per sé un terzo dell'importo, fino a ricevere decine di migliaia di euro. Nella vicenda fu coinvolto anche un commercialista. I militari dei comandi provinciali della Guardia di Finanza di Napoli Avellino hanno eseguito oggi un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Avellino e un sequestro preventivo d'urgenza della locale Procura della Repubblica per crediti di imposta inesistenti. L'indagine ha permesso di identificare una complessa e articolata rete di soggetti che nel corso degli ultimi mesi e su base quotidiana ha inviato all'Agenzia delle Entrate un elevatissimo numero di comunicazioni di cessioni connotate da svariati fattori di rischio, quale ad esempio importi ingenti dei crediti ceduti, prevalentemente ecobonus e bonus facciate, frazionati tra numerose comunicazioni. Gli sviluppi delle indagini hanno permesso di accertare un ammontare di crediti fittizi per 1 miliardo e 700 milioni di euro, parte dei quali usati in compensazione. Gli interventi edilizi dai quali sarebbero sorti i crediti erano riferibili ad immobili inesistenti, con indicazione nelle comunicazioni di cessione in oltre 2.000 casi di comuni anch'essi inesistenti. Alluvione a Casamicciola. Con questo governo riporteremo l'isola allo splendore di una volta, lo ha sottolineato Francesco Del Deo, sindaco di Forio e presidente dell'ANCIM, a margine della visita del ministro della protezione Musumeci sull'isola. Sentiamo Del Deo. Noi abbiamo un ministro che è del sud, un ministro che è isolano, che è siciliano, dove in Sicilia ci sono 17 isole,
e quindi conosce veramente i problemi delle isole, perché come ho detto prima nel mio intervento, quando queste catastrofi naturali, quando avvengono in terraferma è una cosa, quando invece avvengono sulle isole minori i disagi per i cittadini vengono quadruplicati se non centuplicati. Quindi abbiamo una persona che veramente ci ha dimostrato dall'inizio, perché è stato lui che ha smosso dopo il 26, la domenica, quando il governo si è riunito, è stata una sua iniziativa, come anche il discorso di appostare delle somme, e lui adesso si sta confrontando con altri ministri per prendere da alcune poste, perché come sapete la legge di bilancio è stata chiusa, però da alcuni ministeri è possibile prendere alcune poste di bilancio e trasferirle sull'isola d'Ischia. Naturalmente abbiamo messo in risalto che l'isola d'Ischia è una ricchezza non solo per quanto riguarda la nostra isola, ma è una ricchezza per quanto riguarda tutto il paese Italia, perché dà allo Stato un gettito di 560 milioni di euro solo in termini di IRPEF e riceviamo indietro soltanto meno di 4 milioni, quindi meno dello 0,8%. Abbiamo chiesto pure che parte di queste somme, insomma, vorremmo venissero trattenute per la ricostruzione, per avviare una ricostruzione molto più rapida, molto più lunga, veloce. Quindi noi speriamo in questo, perché è una persona che quando prende degli impegni li mantiene. D'altra parte questo governo ci sta facendo sentire una forte vicinanza, perché prima è venuto il ministro Santanchè e ha fatto una grossa operazione di marketing per quanto riguarda la parte turistica. Devo dire che abbiamo anche la vicinanza del vicepresidente Bonavitacola, che non è mancato mai dunque a un appuntamento e ci ha fatto sentire la sua presenza costantemente dunque sull'isola. Quindi speriamo bene, speriamo che mi auguro che la ricostruzione si possa fare in meno di 6 anni, perché io credo che oggi come oggi è possibile, con tutto quello che abbiamo dunque a disposizione, se le risorse finanziarie ci sono, riportare l'isola allo splendore di una volta. Anche perché poi chiedo ai media veramente di mettere in risalto la nostra isola, che da una rivista americana è stata classificata come l'isola più bella del mondo, perché in un periodo post sisma del 2017 purtroppo sono state date immagini come se l'isola fosse crollata interamente, mentre era soltanto una piccolissima parte, meno di 1,5 km², che è stato toccato dal sisma. Speriamo bene e andiamo avanti. Okay. Nella giornata odierna è stata adottata dal commissario straordinario di Casamicciola, Simonetta Calcaterra, l'ordinanza che consente il rientro dei cittadini nelle abitazioni ricadenti nelle zone A4, B e C, in base alla nuova riperimetrazione delle aree a rischio definita dal commissario Legnini per l'area di Piazza Bagni. Per favorire il graduale rientro nelle proprie case è previsto per i circa 60 cittadini interessati dall'ordinanza del commissario straordinario la facoltà di permanere nelle strutture alberghiere fino al 1° aprile prossimo. Adotta una spiaggia è l'iniziativa che si è tenuta oggi a Forio sulla spiaggia della Chiaia ad opera della Pelicano Hotels in collaborazione con Mare Vivo Onlus per la tutela dell'ecosistema marino dedicata al monitoraggio e alla pulizia dei rifiuti abbandonati lungo le nostre coste. Vediamo il servizio. Siamo sulla spiaggia della Chiaia insieme a Marina Bruno, direttrice delle risorse umane del Pelicano Hotel. Ogni anno pulite questa spiaggia, l'avete ormai adottata. Come nasce questa iniziativa? Beh, l'iniziativa nasce tantissimi anni fa con la collaborazione con Mare Vivo. Dal 1985 il Pellicano, e Mare Vivo è un'associazione che noi supportiamo ormai da tempo, e abbiamo adottato una spiaggia in ogni località dove ci sono i nostri hotel, e quindi Pellicano, la Posta Vecchia e quindi anche qui a Ischia con il Mezzatorre. Per noi questa iniziativa fa parte della nostra formazione, la formazione di pre-opening, della preapertura, perché siamo prossimi all'apertura del Mezzatorre e dedichiamo sempre questa settimana a tutti i collaboratori. All'interno di questa settimana abbiamo inserito anche attività di responsabilità sociale d'azienda, e quindi loro, devo dire, partecipano attivamente con grande entusiasmo, perché sentono veramente che l'isola di Ischia
è la loro isola, è la nostra isola, e quindi con grande entusiasmo siamo qui oggi. Mare Vivo propone questa campagna di Adotta una spiaggia. Questa campagna prevede praticamente, ecco, appunto, prendersi cura di una spiaggia, possibilmente, ecco, vicino casa, e monitorarla costantemente. E quindi loro una volta all'anno almeno vengono qui e organizziamo questa pulizia. C'è anche un seguito a questa pulizia, loro in albergo adottano delle politiche plastic free, la carta, ecco, cercano di stamparne il meno possibile, quindi insomma danno veramente l'esempio delle pratiche ambientali corrette. Che stato era questa spiaggia? Devo dire che non l'ho trovata in stato proprio pessimo, ecco, ed è una cosa positiva, perché insomma speriamo, no, che di pulizia in pulizia, ecco, le cose migliorino sempre. E tutti gli anni nelle tre regioni dove si trovano i nostri hotel ci occupiamo di, appunto, pulizia. Abbiamo scelto, adottato tra virgolette, una spiaggia per ogni regione e ce ne prendiamo cura, facciamo una pulizia un po' più approfondita, diciamo, all'inizio, e poi durante la stagione cerchiamo di tornare e continuare, diciamo, a prenderci cura della spiaggia che abbiamo adottato. Che cosa avete raccolto? Allora, ci devono ancora dire, pesare, insomma, la spazzatura che abbiamo raccolto. Ovviamente abbiamo diviso sacchetti di plastica, carta, cicche di sigaretta indifferenziata, e poi le nostre colleghe di Mare Vivo peseranno l'immondizia e poi ci daranno i risultati. 15 kg. Questa mattina presso l'Istituto Telese di Ischia, l'associazione Amira, che è l'associazione dei maestri italiani di ristoranti ed alberghi, ha incontrato i giovani studenti dell'alberghiero per un dibattito sulle problematiche legate alle loro professioni. Grande partecipazione da parte dei ragazzi, che non hanno nascosto le loro perplessità rispetto alle sessioni di tirocinio. Ma ascoltiamo Giovan Giuseppe Trani, che è referente Amira per le isole di Ischia e Procida. Con il fiduciario di Amira Ischia e Procida, Giovan Giuseppe Trani, qui all'alberghiero per un interessante convegno che ha visto protagonisti, sta vedendo protagonisti i ragazzi sulle problematiche del vostro ambiente. Diciamo un bel dibattito si sta accendendo. Sicuramente un bel convegno acceso, che ha destato l'interesse dei ragazzi, che hanno ragione quando evidenziano delle problematiche che si verificano purtroppo in alcune strutture dell'isola. Però quello che vorrei dire ai ragazzi è che non bisogna fare di tutto erba un fascio, che comunque ci sono strutture dove si lavora bene, dove il personale viene rispettato, dove i diritti e i doveri sono le cose fondamentali, e che quindi da parte loro ci deve essere anche un attimino di fiducia nei confronti delle strutture alberghiere, dei posti di lavoro, perché se una struttura si comporta male non significa che tutti quanti sono cattivi datori di lavoro e così via. Quindi da parte dei ragazzi, lo dicevo proprio durante il dibattito che ho avuto con alcuni studenti, non bisogna fare tutte erbe un fascio, e quando ci sono delle anomalie, quando ci sono delle cose che vengono meno a quelli che sono i fondamenti di queste cose, loro le devono evidenziare, perché se si immettono i problemi sottoterra, i problemi da soli non si risolvono. Quindi se loro hanno delle perplessità, hanno delle problematiche, loro sono tenuti a farlo presente al loro tutor scolastico, al loro tutor sul lavoro, perché quando i ragazzi vengono mandati nelle strutture alberghiere, noi capi servizi specialmente diventiamo i loro tutor sul posto di lavoro. Cosa significa? I loro responsabili del loro benessere, del loro star bene sul posto di lavoro. Purtroppo a volte ci sono situazioni in cui non è proprio felice la situazione. Perché? Perché purtroppo la mentalità ischitana la conosciamo bene da tanto tempo, e noi stiamo cercando di cambiarla, però diciamo che è la storia che sta cambiando da sola, perché da dopo il Covid è cambiato tutto, cari signori. Anche perché il mondo del turismo non è fatto solo di 5 stelle magari o di ristoranti stellati, è fatto anche di trattorie e pensioni. Che sono le cose che i clienti vanno a cercare, perché quando uno va in vacanza in un posto dove ci sono 10 cantine come Ischia, che hanno una bellissima tradizione vinicola, si mangia il coniglio che è famoso in tutto il mondo, tutto quanto, le persone vanno a cercare anche la semplicità, non solo per forza il ristorante stellato, che comunque si difende bene rispetto a altre realtà, anche se sembra assurdo, ma è così. Quindi dico io, noi dobbiamo marciare tutti nella stessa direzione, perché ci dobbiamo
tutelare per il futuro prossimo, anche perché adesso la concorrenza è diventata enorme. Parlo per me in modo, diciamo, anche marginale, perché io non ho, spero di non avere ancora tantissimi anni da dover lavorare, anche perché questo è un lavoro che comunque alla fine usura, ma per i giovani, noi che cosa stiamo tracciando per i giovani? Un futuro per i giovani in questo senso veramente triste, tristissimo. La Campania è l'unica regione che ha approntato un piano idrico per fronteggiare l'emergenza ed ottenere l'autonomia. Lo ha sottolineato il presidente De Luca oggi a margine del convegno sulla giornata mondiale dell'acqua organizzato dall'Ente Idrico Campano. Vediamo il servizio. Presidente, giornata internazionale per l'acqua, quanto è importante non disperdere questa risorsa idrica? Ma devo dire che siamo orgogliosi di un programma che abbiamo approvato e varato per ottenere l'autonomia idrica della Regione Campania. Abbiamo varato un piano idrico regionale di 3 miliardi di euro, unica regione d'Italia. Per stare tranquilli nei prossimi anni, perché è evidente che questa sarà un'emergenza che durerà negli anni. Stiamo lavorando per rendere autonoma la regione dal punto di vista delle forniture idriche potabili, dal punto di vista delle forniture per uso agricolo e industriale e per il rifacimento delle reti idriche che sono vecchie e disperdono quasi il 40% dell'acqua che viene immessa in rete. Abbiamo già finanziato e partono fra 2 mesi i primi 3 invasi collinari, ne dobbiamo realizzare 42 insieme con la diga di Campolattaro e con il rifacimento di reti idriche per un importo di oltre 800 milioni di euro. Un programma gigantesco, una di quelle cose che davvero cambiano il volto di un territorio e lasciano alle generazioni che verranno una condizione di vivibilità davvero importante. Presidente, il nord Italia è in difficoltà e ci sono timori verso l'estate. Qui in Campania al sud qual è la situazione per quanto riguarda l'acqua? Per ora siamo tranquilli, non abbiamo avuto emergenze particolari lo scorso anno, non abbiamo segnali oggi di emergenze. Noi abbiamo un deficit di fornitura di 6.000 litri al secondo, perché come sapete la Campania fornisce acqua con le sorgenti di Caposele alla Puglia e poi a nostra volta dovremo importare acqua dal Lazio e da qualche altra regione. Il piano che abbiamo varato consente la piena autonomia idrica della regione Campania, ripeto, per uso potabile e per uso agricolo. Quindi per ora siamo tranquilli, ma dobbiamo guardare al futuro, prepararci per tempo. Ad oggi siamo l'unica regione d'Italia che ha varato un piano idrico di 3 miliardi di euro. L'acqua è una risorsa non illimitata in un momento di cambiamenti climatici. Lo stimolo che ci viene dalle Nazioni Unite in questa giornata mondiale dell'acqua è quello di essere artefici e protagonisti di un cambiamento possibile. Lo possiamo fare, lo dobbiamo fare tutelando la risorsa, salvaguardando l'ambiente, impegnandoci giorno per giorno a tutelare quella che è la risorsa più preziosa per noi e per le future generazioni. Si è svolta a Napoli la prima edizione di Feuromed, il festival euro-mediterraneo dell'economia, organizzato da Commissione Parlamento Europeo con il Quotidiano del Sud. Alla presenza delle principali istituzioni nazionali ed internazionali, l'occasione è stata utile per fare il punto sulle prospettive di crescita e di rilancio del Mezzogiorno d'Italia. Vediamo. Il Maschio Angioino di Napoli ha aperto le porte al primo festival euro-mediterraneo dell'economia. 2 giorni di confronti e dibattiti che hanno coinvolto un parterre di 60 relatori uniti da un intento principale: discutere del ruolo del Mezzogiorno come hub naturale, logistico, manifatturiero ed energetico del Mediterraneo per l'Europa. Tra gli interventi anche quello di 6 ministri del governo Meloni e ben 20 tra gli amministratori delegati e i presidenti delle più importanti aziende italiane. Si è parlato di transizione energetica, si è parlato di industria del mare, ma anche di trasporti, capitale umano, PNRR e riglobalizzazione. Tutte sfide da vincere per riportare in alto il sud del paese. Il mondo si è capovolto, si sta capovolgendo perché i carri armati russi in Ucraina hanno rotto i fili dell'asse est-ovest. Quindi la nuova direttrice sud-nord colloca il Mezzogiorno d'Italia come motore del nuovo
processo economico e pone il capitale umano, noi poniamo il capitale umano al centro di questa nuova sfida, quello che è quello non solo di un hub energetico che è fondamentale, l'hub energetico del Mediterraneo, ma l'hub della nuova manifattura e del capitale umano del nuovo Mediterraneo. Per questo al primo punto di quella che noi chiamiamo la Carta di Napoli, questo Festival Euro-Mediterraneo dell'Economia nasce con il lavoro di un advisor board presieduto dall'ex ministro Patrizio Bianchi, con il rettore di Napoli, con Giuliano Noci, Davide Tabarelli, e le massime competenze per porre al centro di questa sfida la costruzione della nuova classe dirigente del nuovo Mediterraneo. Ma un messaggio di una centralità di Napoli e del Mezzogiorno in una nuova geopolitica sia economica che culturale, e la necessità di aprire un nuovo dialogo tra Europa e Africa come opportunità rispetto ai cambiamenti legati alle crisi ad est. Quindi temi molto importanti che riguardano le reti energetiche, gli effetti del cambiamento climatico e quindi i temi dell'acqua, del cibo, tutte le connessioni per la formazione del capitale umano, quindi tutti argomenti che in cui Napoli può avere un ruolo molto forte. I nostri ragazzi vengono prodotti nell'Università del Sud, anche in Campania, in Federico II, e vengono impiegati da ovunque, riescono a entrare nelle grandi multinazionali, sono ricchissi, vanno letteralmente a ruba. Certo è triste perché poi non tornano, però intanto non li formiamo molto bene. E questo oramai è chiaro per tutti, il Mediterraneo guarda a noi come un grande motore di sviluppo e poi anche sulla ricerca, quello che è successo col PNRR, con i dipartimenti di eccellenza, con i fondi che stiamo vincendo, non solo come Federico II, ma tutto, come tutto il sistema della ricerca meridionale, dimostra che siamo realmente pronti ad affrontare questa grande sfida, questo girare alla frittata come si racconta oggi in questo importante festival in cui il sud comincia a trainare il nord verso il Mediterraneo che è il grande mare delle opportunità. Il turismo sportivo ha un ruolo fondamentale nella vita economica del paese, lo sottolinea ai nostri microfoni Sergio Roncelli, che è il presidente del CONI Campania. Può rappresentare infatti un indotto importante da un punto di vista economico. Ascoltiamo. Presidente Roncelli, allora, il turismo sportivo in quest'anno in cui il Napoli va benissimo, le squadre di pallavolo e di calcio a 5 si stanno facendo onore, c'è il padel, c'è il tennis, insomma ci sono tanti eventi sportivi, poi anche la maratona ha portato tanti turisti a Napoli, come si incrementa questo movimento? Ma il turismo sportivo ha un ruolo fondamentale nella vita economica di una città, non sempre viene considerato. Ma tutte, tenete presente che noi a sostegno della candidatura di Napoli 2026 abbiamo presentato quest'anno un programma di ben 50 eventi nazionali e internazionali e 30 eventi di carattere culturale. Già abbiamo avuto i campionati europei cadetti di schermi, i campionati europei di judo, trofei internazionali di vela, la maratona. E questo genera un grosso indotto nel turismo sportivo. Io faccio sempre un esempio significativo. Alcuni anni fa si fecero a Napoli i campionati giovanili di Taekwondo, che detto così non dice niente, ma in realtà vennero 800 ragazzi. Insieme agli 800 ragazzi vennero tutti i genitori, i dirigenti, gli arbitri. Alla fine oltre 3.000 persone occuparono gli alberghi per una settimana. Quindi bisogna fare come si fa in molte città, come Rimini e Riccione, programmare sempre tutta una serie di manifestazioni sportive, soprattutto nei periodi in cui non c'è il turismo di massa, per garantire un indotto economico notevole. Presidente, ricordiamo che quest'anno Monte di Procida è Comune Europeo dello Sport, l'anno prossimo toccherà Bacoli e altri comuni della zona flegrea e poi anche l'Isola d'Ischia. Sì, noi abbiamo avuto prima Procida capitale della cultura, poi Monte di Procida comune europeo dello sport, l'anno prossimo avremo i comuni dell'isola d'Ischia comunità europea dello sport, poi Napoli, ecco qua abbiamo l'esempio di tutto un territorio
che si muove tenendo presente che lo sport è il motore per uno sviluppo proprio economico, turistico e sociale. Hanno la visione comune di considerare lo sport come motore di tutte queste attività. Nella sede della città metropolitana di Napoli, il Comune Partenopeo e altri 22 comuni dell'Interland hanno sottoscritto un protocollo di intesa per definire i caratteri principali relativi alla organizzazione della tappa del Giro d'Italia di ciclismo che arriverà in Campania il prossimo 11 maggio. Vediamo i dettagli nel servizio. È partito ufficialmente il countdown per il Giro d'Italia 2023. Giovedì 11 maggio la Corsa Rosa arriverà in Campania per dar vita a una delle tappe più affascinanti dell'intero percorso, da Napoli a Napoli, passando per le più belle e suggestive località della nostra regione, il Miglio d'Oro, l'area interna del Vesuvio, le perle della costiera amalfitana e sorrentina. 162 chilometri immersi nella storia e tra i panorami più mozzafiato che questa terra è in grado di offrire. La marcia d'avvicinamento al Giro d'Italia è cominciata con la firma di un protocollo d'intesa. Nella sede della città metropolitana, il Comune di Napoli, alcuni fra i principali comuni coinvolti nella corsa, hanno deciso di unire le forze per adottare una linea comunitaria su tematiche centrali come viabilità e sicurezza. Stanziati inoltre, proprio dalla città metropolitana, 11 milioni per la sistemazione delle strade che saranno attraversate dai ciclisti e ulteriori 244 mila euro che serviranno a coprire economicamente tutte le spese necessarie per ospitare la tappa. Sì, una nuova tappa del Giro d'Italia che parte da Napoli, ritorna a Napoli ma fa uno straordinario giro per tutta l'area della costiera sorrentina, dell'area vesuviana. Lo sport è uno straordinario strumento di promozione sia culturale che turistica dei nostri straordinari territori. E lo scorso anno c'è stata la tappa che era invece nell'area flegrea che ha avuto uno straordinario successo di pubblico, anche di pubblico televisivo soprattutto. Adesso la ripeteremo, questa tappa sarà ancora più bella, quindi la grande crescita dell'area metropolitana e della città di Napoli diventa uno strumento straordinario di promozione e quindi siamo di questo molto felici, lo facciamo insieme, la città metropolitana è il regista di questa operazione, la sostiene economicamente con tutti i sindaci della zona, è veramente una bella cosa. Ci spiega meglio i contenuti però di questo protocollo? Sì, questo il protocollo stabilisce una cooperazione tra i vari comuni con il sostegno della città metropolitana per fare in modo che la tappa possa riuscire nel modo migliore possibile e quindi si possa rispondere a quelle che sono le richieste anche degli organizzatori. Ed ora, come sempre, prima di chiudere, spazio al meteo. Vediamo che tempo farà sulla nostra regione. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Bene, chiudiamo qui. Vi lascio alle rubriche settimanali sul Napoli Calcio e noi ci ritroviamo come sempre all'edizione delle 14. Arrivederci.